testa di una pecora. Ma non sembra felice. Quella pecora verrà sbagliata se non faccio subito qualcosa. Uccidi quella povera bestia. Non posso permettermi di uccidere una pecora per velocità, ma l'Alderman non vuole così, e io devo obbedire. A dire il vero, sono anni che volevo uccidere quel bastardo. Fenton era un gran scocciatore. E tu mi hai fatto un favore, straniero. Prendi della carne per l'aiuto. L'Alderman non se ne curerà. Almeno ce n'ero con stufato di montone. Addio. Sembra una trappola. No, fuoco!
Come osi guardarmi a quel modo? Porta rispetto al tuo signore! Di fantocci. Questa è la fine della sua follia. Povero sventurato. Gli spiriti misteriosi. Tu e i tuoi amici impauriti gli andanti per farvi consegnare le loro ricchezze. Ecco, sì, siamo gente pacifica, la violenza non ci piace. Volevate derubarmi? È una triste necessità. Siamo senza casa da quando i tuoi conterranei hanno bruciato il villaggio. Ora facciamo quello che possiamo per sopravvivere. Ecco, tu che ci hai scoperti, puoi aiutarci? Aiutarvi? Dacci un consiglio, cosa ci suggerisci per essere spiriti migliori insieme? I vostri sotterfugi non mi interessano. Siate migrati per avervi risparmiati. Oh, lo siamo di certo. I pochi fatui ti salutano e ti augurano un buon viaggio oltre la palude. Quanto mi manca vendere i molluschi giù alla spiaggia, l'odore del mare, altro che questa fetida palude. Una bambina. Il pianto viene da... Resta lì, piccola. Ti aiuto io. Oh, grazie. Grazie. Pensavo che... Io mi do sempre dei buoni consigli, ma li seguo molto raramente. Sei ferita. Aspetta, ti porto io. Seguo un coniglio, specie se bianco. Ora un po' di riposo e poi via verso nuove avventure. Ti sei fatta male cacciando un coniglio.
dubito che sia possibile. Devo ammettere che mi piace. La prenderò. Sì, venderla! Perché vendete una vecchia scarpa ammuffita? Questa scarpa ha proprietà magiche. La scoprirai indossandola. L'abbiamo riempita con della carta per non farla piegare. La carta è il regalo. Se va bene, la prendo. Ricorda che la carta è il regalo. Ma quale regalo? Hai spiccato nel suo panino? Il verme essiccato sembra un rametto. Parlo da solo! Darmi una mano qui!
La terra respira di nuovo. Ci risiamo. Ehi, qui Sean. Bex sta cercando di seguire qualche traccia per capire da dove arrivano questi dati sparsi. Non sono nel DNA di Eivor. No, sembra tutto calcolato, come se qualcuno voglia che tu li veda.
Amore mio, sei viva. Parlami e dimmi che lo sei. Sono viva. Se questo è vivere. Una mente senza un corpo. E come ti senti? Bex, fai progressi? Non ancora. Chiunque sia ha agito con precisione chirurgica sul server. Ha inserito i dati per poi sparire senza lasciare traccia. Che strano, è come Rebecca descrive la nostra notte di nozze. Non è divertente. Hastings, falla finita.
altro rompicapo. Devo andare dall'altra parte. Cosa che non va.
Non era ciò che mi sarei aspettato.
Mi sento bene.